Presidio sindacale dei metalmeccanici qui davanti al Palazzo della Prefettura, perché siete qua? Ma come metalmeccanici abbiamo lanciato questa iniziativa di sciopero oggi come Presidio in Prefettura perché vogliamo responsabilizzare tutte le parti in modo preventivo e cautelativo a far sì che laddove insorgano situazioni di crisi, e questi giorni abbiamo visto hanno colpito un po' in tutta l'Italia, in particolar modo nel nostro settore, ad adottare sistemi diversi rispetto a quello del licenziamento facile, no? Dato che oggi si licenzia con un semplice messaggio su WhatsApp. Ci sono delle situazioni di allarme rosso nella nostra provincia? Beh, diciamo che per il momento c'è tanta preoccupazione, c'è forte preoccupazione perché innanzitutto quello che potrebbe essere successo a Firenze, il licenziamento da parte di una multinazionale all'improvviso, se non c'è una posizione forte da parte del governo c'è il timore che possa poi a cascata interessare anche tutte le altre province. E poi c'è moltissima preoccupazione anche per tutto quello che è il settore orafo della nostra provincia, che comunque è in cassa integrazione da marzo dell'anno scorso. Lei racconta anche un'esperienza diretta, quella della GK. Appena a Firenze. Sì, io essendo segretario sia di Firenze che d'Arezzo della UILM sto affrontando anche purtroppo situazioni già concretizzate come è stata la Bekertex Pirelli in Valdarno, ma anche ultimamente GKN, che era l'ex Fiat di Firenze, in cui non c'era una vera e propria crisi. Quindi approfittando del momento dello sblocco dei licenziamenti e quindi anche di questo periodo, queste multinazionali si stanno approfittando per fare finanza e andare in paesi o delocalizzare il prodotto su stabilimenti in paesi anche in Europa. In Francia, in Spagna, in Germania, non c'è bisogno di andare in Cina. E facendo così non c'è nessuna regola, purtroppo a livello governativo, che glielo può impedire.